ancora la speranza di poterli prendere in tempo, di fermarli prima che sia troppo tardi. Ci sono dei ragazzi che hanno delle situazioni che... me li porterei anche a casa, per fargli capire che cioè, il mondo non è solo come lo conoscono loro. Vuoi proprio fare la mamma, eh? La mamma di tutti, a ognuno dei suoi deliri. Era proprio quello che volevi, no? Sì, esatto. Anche se qualcuno sta ancora in trincea. Anche se non è proprio quello che ha voluto, eh. E comunque... ora... Rita, sono tornata a vivere. Non sto più nel regno dei morti. Cioè. 34 anni, 1,90 m, due occhi neri che ti ci perdi e il culo più bello del mondo. Non posso crederci, vieni qua. Forte, generoso, leale. E mi ama. No, aspetta, ho capito. È Maurizio. È Maurizio di piano. No, lo sapevo. Dovevo pensarci. Dovevo pensarci quando me ne parlavi con quell'enfasi. Però? Ah, se ti conosco deve esserci per forza, però. Sposato. Come minimo. Con due figli. Ma tu una cosa semplice una volta no, vero? Però ha deciso di dirlo alla moglie. Vuole spiegarlo con calma ai figli per avere un rapporto con loro. E lo capisco. In fondo anche Umberto con Daniela la vedeva tutte le volte che poteva. Ma questo weekend viene da me. Viene da me. Rita, non pensavo di poter mai essere più così felice. Rita, vieni. No.